Ben ritrovati, gentili telespettatori, in una nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura parliamo di chirurghi, chirurghi di Mosca pronti a studiare la protesi al ginocchio, un intervento davvero particolare. Lo stanno facendo alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave. Andiamo a sentire allora il tutto in questa intervista di apertura del telegiornale. Dottor Marzano, quali sono le particolarità che rendono questo tipo di intervento un'eccellenza studiata anche da fuori continente? La particolarità, se questo vuole essere, è l'attenzione sul paziente, e quindi non limitarsi alla sola fase chirurgica, ma seguire il paziente nel suo percorso prima, durante e dopo. E quindi nella fase riabilitativa, nel dargli sicurezza, nel camminare, nel recuperare la propria quotidianità. In questi giorni i due chirurghi che vediamo qui, che arrivano da Mosca, studieranno i segreti, le dinamiche, le metodologie che lei mostrerà loro operando. Cercherò di trasmettere a loro la nostra esperienza monotematica, noi facciamo esclusivamente ginocchio. Cercherò di spiegare e di far vedere il lavoro di squadra, che non solo coinvolge il medico, il chirurgo, l'anestesista, ma gli infermieri, il quartiere operatorio. Fargli cercare di capire, naturalmente compatibilmente con le difficoltà linguistiche, il rapporto che si crea tra il chirurgo e il paziente. Molte volte questo rapporto si percepisce nella vista, nel detto non detto, nel sentirsi dietro seguito dal chirurgo. Ricorderete la tempesta di ottobre, quella tempesta che ha colpito anche il territorio del Veneto orientale. A San Michele Tagliamento in più circostanze ci sono state problematiche proprio per allagamenti. Ora la difesa del territorio, grazie anche alla Regione, Aldo Curtarelli, ha sentito il vicepresidente Gianluca Forcolin che parla appunto di questi lavori che mettono in sicurezza definitivamente il territorio sanmichelino. Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto, siamo qui a San Michele del Tagliamento all'inaugurazione di un idrovoro, ma su un territorio molto fragile, per cui tutti questi lavori che sono stati fatti in tutti questi anni, ma lei diceva poi nel suo intervento che ci sono ulteriori fondi per migliorare queste strutture, ma in modo di mettere in sicurezza questi territori. Un suo pensiero di questa inaugurazione? Beh, un'inaugurazione importante, una giornata importante perché mette in sicurezza idraulica questo territorio. L'abbiamo visto nei mesi di fine ottobre, insomma, con la tempesta Vaia, cosa è accaduto anche in queste zone, ma soprattutto cosa potrebbe accadere anche con queste mutazioni, insomma, che ci sono ormai meteo e climatiche. Per cui un'ottima sinergia fra il Comune di San Michele, la Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica, che appunto ho colto l'occasione per ringraziare perché è il presidio, la sentinella del territorio e sulla quale noi stiamo investendo molto con il collega Pan, ovviamente, che è anche la delega ai consorzi, ma soprattutto con l'imprimatum del governatore Luca Zaia, che su questo tema ovviamente ha assoluto a cuore, tiene a cuore appunto questo tipo di interventi. Dicevo prima che nel intervento del governo cospicuo, importante, oltre 1 miliardo di euro in 3 anni, vi sono delle importanti risorse che verranno destinate anche al litorale. San Michele si colloca ovviamente con Bibione all'interno di queste opportunità, con interventi importanti. Ci sono 28 milioni di euro per esempio da mettere in cantiere, da far partire entro il 30 di settembre prossimo, quindi domani mattina, per quanto riguarda la pubblica amministrazione. E quindi dicevo che lo stretto coordinamento fra il commissario di governo, il governatore Zaia, la Regione Veneto, le strutture tecniche e il consorzio di bonifica assieme al litorale e ai sindaci debbono cogliere questo tipo di opportunità, perché diventa fondamentale mettere in piedi tutta una serie di interventi che magari sono programmati a medio e lungo termine e che possono trovare un'accelerata, una spinta proprio per queste risorse che sono state messe a disposizione dal governo. Per cui diventa questo un tassello importante, ma all'interno di un più importante, più cospicuo, diciamo, serie di interventi che possono mettere in sicurezza, come dicevi te giustamente, la delicatezza e il rischio idraulico e la criticità che questi territori prevalentemente di bonifica hanno.
A Oderzo si punta al 1° maggio per un grande evento di corsa, arriverà la star anche Mazuronak per questa importante iniziativa. Oderzo c'è, di fronte a queste manifestazioni non può che esserci. Ci mettiamo tutto l'impegno possibile, il ringraziamento ovviamente va a chi ha ideato questa manifestazione, da 24 anni la porta avanti con grande successo e noi ci mettiamo tutto l'impegno per soddisfare le esigenze degli atleti e speriamo che anche la cittadinanza risponda adeguatamente ad un evento di tale importanza internazionale. L'avete sottolineato sia lei che l'assessore alla cultura, è bello vedere tanti giovani arrivare e naturalmente trovare un rapporto anche con la città. Poi ci sono delle iniziative piuttosto particolari, una cena di gala e proprio qui dietro nel palazzo. Sì, al di là della cena di gala, che credo comunque sia uno degli eventi collaterali che fanno da contorno a qualsiasi manifestazione sportiva di un certo livello, la cosa veramente interessante è che si privilegiano i giovani e soprattutto questo rapporto con la cultura, cioè con le scuole, con i loro parietà e coetanei che verranno coinvolti, come diceva l'assessore alla cultura prima, l'assessore Corte, è un elemento distintivo secondo me di questa manifestazione. Noi abbiamo la fortuna di avere degli istituti scolastici che si sono resi disponibili ad affrontare questo tipo di servizio, mettendo a disposizione degli studenti con la voglia di spiegare che cos'è stato Oderzo nel tempo e che cos'è oggi Oderzo e cosa può diventare anche dal punto di vista culturale. Io personalmente, se mi consente, ho sempre un occhio di riguardo per i giovani, perché loro sono il nostro futuro, lo sport è un'occasione di cultura e anche un'occasione formativa importante e credo che qui queste nazioni che arrivano, queste 16 nazioni, possano trovare linfa vitale per il loro futuro. Siamo in uno splendido luogo, questo museo, e allora, come diceva Paolo Mutton, il contenitore c'è, basta accendere. Sì, la fortuna di Oderzo è di avere una storia alle spalle importante e di avere poi preservato queste strutture che poi si prestano anche nel mondo dello sport a essere di aiuto a questo tipo di eventi e di presentazioni. Parliamo invece di viabilità. Se vi trovate ad affrontare l'autostrada del nord-est, attenzione, perché è davvero un weekend da bollino rosso. Weekend da bollino rosso lungo le autostrade del nord-est. Già da questo oggi sulla rete autostradale regionale, anche in virtù delle ultime consegne commerciali per la Pasqua, il traffico è particolarmente sostenuto. Proprio alla barriera di Trieste Lizard sono presenti 7 esattori. Nelle altre tratte l'allacciamento A57 e A4 Terraglio in entrambe le direzioni. Nella A4 Trieste-Venezia in direzione al capoluogo Veneto il traffico sarà invece da bollino giallo. L'afflusso dei veicoli si manterrà abbastanza sostenuto anche nella mattinata di sabato, per diminuire poi nel corso del pomeriggio. La domenica di Pasqua sarà decisamente tranquilla. Il bel tempo, previsto fino a lunedì sera, favorirà l'incremento dei veicoli nel giorno di Pasquetta su tutta la A4. A partire dal mattino è atteso traffico intenso in direzione di Trieste. Verrà rinforzato il numero di operatori ai caselli di Porto Gruaro e San Donà di Piave, mentre alla Tisana, dove nel periodo invernale funzionano quasi esclusivamente i meccanismi automatici, saranno presenti 5 addetti. Sarà il primo banco di prova in attesa della stagione estiva. Nel pomeriggio fino a tarda sera, con il rientro dei primi vacanzieri, saranno possibili code o rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Udine-Venezia. Martedì 23 giornata di tregua, mentre mercoledì 24 la barriera di Trieste-Lisert in uscita verso il capoluogo Giuliano tornerà ad essere sotto pressione. In particolare a partire dal pomeriggio sarà appunto una situazione abbastanza critica. La settimana da bollino rosso si concluderà giovedì in varie località di mare del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, mentre il rientro negli ultimi vacanzieri dei lavoratori dell'est Europa è atteso per giovedì pomeriggio in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. Lo stop ai mezzi pesanti sopra le 7 tonnellate e mezza è in vigore fino alle 22 di questa sera, sabato dalle 9 alle 16, domenica, lunedì e giovedì 25 dalle 9 alle 22. Autovie ricorda agli utenti di informarsi prima di partire. A disposizione c'è il sito e la app Info Viaggiando per l'informazione in tempo reale, nonché il notiziario del traffico vocale. Il numero verde 800 99 60 99 e l'account Twitter @InfoViaggiando. A Cavallino Treporti è stato presentato il patentino di ospitalità, un patentino che permetterà di accogliere in modo perfettamente regolare gli ospiti. Ci spiega tutto Cristiano Pellizzaro.
Roberta Nesto, sindaco del comune di Cavallino Treporti, importante giornata questa, sono state premiate tutte le personalità che hanno partecipato al progetto del patentino dell'ospitalità. Quanto è importante per il vostro territorio questo progetto? È molto importante perché è un progetto di grande crescita culturale e generale, ma è anche la possibilità di formarsi per un lavoro, perché effettivamente delle informazioni, delle formazioni a casa, sotto casa, a costo praticamente gratuito per tutti, è difficile reperirlo. E poi pensando proprio alla conoscenza generale del territorio, che è un elemento che aiuta sia sul lavoro sia come conoscenza personale. Per noi è stato fondamentale anche quest'anno arrivare a oltre 300 iscrizioni, a pensare di portare avanti questi corsi, e quindi avremo tanti patentini che in parte abbiamo consegnato stamattina e in parte consegneremo nei prossimi giorni. Soddisfazione perché oltre 1000 sono state le persone che hanno frequentato i nostri corsi in questi 4 anni di percorso importante per il nostro comune di crescita. La formazione è una cosa fondamentale, lo si sa, ogni azienda investe massicciamente per formare il proprio dipendente, e sapere che qui a Cavallino Treporti c'è un progetto così importante come il patentino, in cui delle persone vengono gratuitamente formate da docenti universitari e non solo quindi nelle parti teoriche ma anche pratiche, è veramente un valore aggiunto per il territorio e per tutti i residenti. Molto interessante inoltre è stato anche la parte, diciamo, legata al confronto delle categorie, perché ci sono stati dei momenti in cui non solo il turismo ma gli altri settori hanno avuto dei momenti confronto su tematiche che naturalmente riguardano un po' tutti, e questa cosa dai là a uno sviluppo futuro del patentino che potrebbe dare più interazione fra i vari settori. Per questo sabato alle 11 presso il Palazzo della Mostra dei Vini di Pramaggiore verrà inaugurata la 73esima edizione della Mostra Nazionale dei Vini, e verranno consegnati i premi ai vini delle aziende italiane che hanno partecipato al concorso nazionale Pramaggiore 2019, organizzato dalla stessa Mostra Nazionale dei Vini e gestito dall'Associazione Italiana Enologi. La mostra campionaria espone oltre 600 etichette di vini italiani e sarà aperta fino al 1 maggio, un'occasione davvero unica per rifornire la propria enoteca familiare con vini di tutte le regioni italiane pervenuti al concorso. Il meglio, insomma, che davvero si può trovare in cantina. Gli scatti dal territorio con fotoreporter Vinicio Scortegaglia. Grazie a Vinicio Scortegaglia, a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Ci fermiamo con questa edizione, ma torneremo con le altre nel corso, appunto, della nostra programmazione. Nel frattempo vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24. Ci ritroveremo con le altre news. Intanto felice Pasqua.